È stato ritrovato vivo questa mattina nel territorio del comune di Shikabe, nell'isola di Hokkaido, Yamato Tanuka, il bimbo giapponese di 7 anni abbandonato dai genitori per punizione in un bosco sabato scorso. Il bambino, in condizioni relativamente buone, era in una baracca in un'area di addestramento per l'esercito. Un'intensa nube di fumo generata dalle fiamme che hanno avvolto un magazzino della Zignago Verra d'Empoli ha indotto in via precauzionale la ASL ad invitare la popolazione a restare nelle proprie abitazioni chiudendo porte e finestre. Si sospetta la dispersione di sostanze tossiche. Sono in corso accertamenti. Non credo assolutamente che mia sorella si sia suicidata. Io e la mia famiglia vogliamo la verità. Del fidanzato non voglio parlare. Noi eravamo contrari, per precisi motivi, alla relazione. Queste le dure parole all'Ansa della testimonia all'antidroga Giorgia Menusiglio sulla morte della sorella, la stilista Carlotta, trovata impiccata ad un albero a Milano martedì scorso. Dopo aver flagellato la Germania procurando 9 vittime, il maltempo sta ora colpendo duramente la Francia. Migliaia le persone evacuate nel nord del paese per le violente inondazioni. Si è registrata già una vittima. Nel centro di Parigi il livello della Senna ha raggiunto i marciapiedi. Chiuso il Museo del Louvre per la messa in sicurezza delle opere d'arte. Continua il velenoso botta e risposta tra la Clinton e Trump. Le idee di Donald Trump non sono solo diverse, ma pericolose ed incoerenti. Non sono nemmeno idee, le parole dell'ex First Lady. Hillary Clinton deve andare in galera, lei è maledettamente colpevole, la replica del tycoon newyorkese. Prince è morto per un'overdose di oppiacei, lo rende noto la AP che cita fonti delle forze dell'ordine. L'ipotesi di un'overdose circolava già da tempo, l'artista infatti aveva iniziato a prendere oppiacei per alleviare il dolore procuratogli da un intervento alcuni anni fa. Indagini concentrate su alcuni medici che potrebbero averne prescritto a Prince dosi eccessive. Ho firmato perché mi fido di mio padre, non ho mai pensato che mi potesse ingannare. Queste le parole con cui Lionel Messi si è difeso in tribunale dall'accusa di frode fiscale. Non mi sono mai interessato a questi problemi, quindi non sapevo che stavo infrangendo la legge. Avevo grande fiducia in mio padre e negli avvocati. Negli Stati Uniti è iniziato l'ultimo atto del campionato di basket. Le Finals NBA vedono di fronte i Golden State Warriors di Steph Curry ed i Cleveland Cavaliers di LeBron James. All'Oracle Arena di Oakland gara 1 si è chiusa a 104-89 a favore dei Warriors. Domenica si replica con gara 2. Tempo ancora instabile a nord con fenomeni sparsi nella mattinata anche al centro e sulla dorsale in estensione al medio-basso Adriatico, soleggiato al sud con peggioramento nel tardo pomeriggio, mari da poco mossi a mossi.